Michele voleva diventare carabiniere, ma il suo sogno si spezzò il 12 luglio 2001 a Bari Vecchia, quando per sbaglio fu ucciso da innocente dalla criminalità organizzata. I clan si contendevano spesso il quartiere attraverso sparatorie. Aveva 15 anni Michele e stava tornando dal bar in cui lavorava a casa. Il papà, Pinuccio, racconta la storia assurda del figlio ai ragazzi del comprensivo 4 di Via Milano a Pescara nell'ambito delle iniziative del premio Borsellino, particolarmente legato al capoluogo adriatico perché... È una città che c'è il questore dottor Luigi Ligori, che all'epoca dei fatti arrestò gli assassini di nostro figlio Michele e li consegnò alla giustizia. Ed è per me una gioia ritornare qui. Papà Pinuccio ripercorre con lucidità quel maledetto giorno quando il figlio, un innocente di nemmeno 16 anni, fu ucciso da uno dei clan di quel quartiere. Lo fa perché vuole lanciare un messaggio forte, concreto agli studenti. Bisogna farlo capire a queste nuove generazioni cosa è successo tanti anni fa e cosa non deve mai più succedere. Il 12 luglio del 2001 un clan del quartiere dove io abito a Bari Vecchia per contendersi del quartiere che comandavano loro, e allora si verificavano delle sparatorie e Michele fu colpito innocentemente perché non c'entrava niente con loro, era totalmente diverso. Spesso dicono al posto sbagliato ma al momento sbagliato, ma non è vero. Ogni, non solo Michele, ma ogni vittima innocente di mafia non è mai al posto sbagliato e al momento sbagliato. Ma chi sta al posto sbagliato e al momento sbagliato sono loro, i mafiosi. Michele stava ritornando a casa e fu colpito con un colpo alla nuca. Fra tanti criminali che c'erano, tanti di quei colpi, un colpo solo fu preso Michele alla nuca. Pinuccio e sua moglie Lella vogliono salvare i giovani. Perché chi entra in quelle mani delle mafie non ha via d'uscita, o il carcere o il cimitero.